Da oltre 40 anni di esperienza, la DESA, ambulatorio odontoiatrico. Perché mi sanguinano le gengive? Più della metà degli italiani soffre di questa patologia. I principali sintomi sono sanguinamento gengivale, alitosi, mobilità dentale e sensibilità. Cosa aspetti? Prenota la tua visita specialistica. La DESA è a Sassuolo. La nostra professionalità per il tuo sorriso. Nel tempo. Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione di Sassuolo Oggi TG. I carabinieri hanno sanzionato 5 aziende attive nei settori della produzione ceramica e dei prodotti per l'edilizia. Nel corso dei controlli, infatti, sono state riscontrate inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sono stati individuati lavoratori in nero. In 3 casi, i lavoratori in nero costituivano il 100% della manodopera in quel momento impiegata al lavoro. 5 datori sono stati deferiti a vario titolo all'autorità giudiziaria. In tutto sono state elevate sanzioni per oltre 190.000 euro. Nel giro di 12 ore la polizia locale di Sassuolo ha identificato 3 giovani indagati per danneggiamento e furto aggravato. I 3 sono entrati nel parcheggio di Sassuolo 2, hanno messo fuori uso l'impianto di videosorveglianza pubblica colpendolo con un tubo di metallo e hanno sottratto da un'auto in sosta un cellulare poi recuperato. Dalle immagini delle telecamere è stato possibile verificare che i 3 indagati avrebbero danneggiato una city bike da donna di colore beige sottratta da un garage. Gli agenti stanno cercando di risalire ai proprietari di altri oggetti rinvenuti per la loro restituzione. Custodire la verità è questo il titolo dell'incontro organizzato dalla sede sassolese dell'Istituto Spallanzani all'interno della chiesa di San Giovanni Neumann. Dopo il rosario i presenti hanno incontrato e ascoltato il vescovo Giacomo Morandi. E ora passiamo allo sport. Trasferta senza punti per il Sassuolo Calcio che ieri sera nel turno infrasettimanale ha perso contro la Lazio. Lunedì al Mapei Stadium il Sassuolo sarà impegnato nel derby contro il Bologna. È stata inaugurata la nuova casa del Judo Club Sassuolo. Il nostro servizio. Giancarlo, una nuova casa per il Judo Club Sassuolo. Sì, finalmente dopo tanti anni siamo riusciti ad avere una sede fissa dove non abbiamo più il disagio di dover montare e smontare il tatami tutti i giorni in cui facciamo allenamento. Questo per noi è veramente una soluzione ideale. E tanti anni passati alla scuola Leonardo da Vinci ma anche in altre palestre, un peregrinare che comunque non vi ha dissuaso da continuare a fare questo tipo di operazione per i più piccoli. Ma guarda, è anche un po' nella filosofia del judo, non arrenderci mai. Abbiamo iniziato, mi ricordo, alle Vittorino da Feltre, poi dalle Vittorino da Feltre siamo andati alle Monari, poi dalle Monari siamo passati a Leonardo da Vinci e ora siamo arrivati qui che dovrebbe essere la nostra soluzione finale. E per questo devo ringraziare la disponibilità dell'assessore allo sport, perché quando gli ho prospettato questa possibilità ha fatto subito sua questa idea ed è venuto a parlare con gli amici della bocciofila, i quali sono stati ben contenti di ospitarci e devo dire che siamo già un mese che siamo qui con loro, viaggiamo in perfetta armonia, hanno una disponibilità che non mi aspettavo e non posso far altro ripetermi nel ringraziare la loro disponibilità. È probabile che ci vogliano degli aggiustamenti anche a livello di recinzioni eccetera. Sì, sono già previsti, ci vorranno i suoi tempi tecnici per poterli realizzare, ma dovremo fare una divisoria tra i campi da bocce e il campo da judo e per poter poi organizzare anche delle piccole gare con i bambini, come peraltro abbiamo anche già fatto organizzando un criterium provinciale dove abbiamo avuto all'interno della palestra, girando nei vari orari, circa 800 persone tra genitori e bambini che praticavano, facevano i primi passi con il judo.
un futuro più sereno. Sì, molto più sereno, sono molto ottimista. Anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, vi ringraziamo per essere stati insieme a noi, vi diamo come sempre l'appuntamento a domani, buona serata.